Roma. Cambiare il volto del centro storico entro i prossimi 5 anni. La sfida lanciata dal sindaco Marino è al limite dell'azzardo e rischia di aprire nella capitale un fossato profondo tra fronti contrapposti, divisi sul futuro e sul passato della città e sugli spazi rispettivi dell'uno e dell'altro. Non è da ieri che Roma, e con lei un bel pezzo d'Italia, guarda le rovine provando un sentimento ambivalente. Il passo da compiere in questo caso è lungo 850 metri, che poi è la misura del tracciato di via dei Fori Imperiali, prospettiva sul Colosseo voluta negli anni 20 da Mussolini e disegnata dai suoi urbanisti. A distanza di 90 anni si riaccende il conflitto tra due visioni del mondo e della storia. La storia di una città non può essere cancellata, quindi brandire il nome di Mussolini per intimidire i critici è abbastanza di cattivo gusto. Andrebbe pensata con serietà la storia di Roma recente nel XX secolo e considerato che quel che ormai è diventata struttura urbana non può essere stravolta per un bisogno puramente estetizzante. Merito, colpa di un sindaco a inizio mandato che si è messo in testa di realizzare a tappe forzate ciò che per molti decenni è rimasta l'utopia regolarmente frustrata di generazioni di archeologi e intellettuali. Non parliamo della pedonalizzazione dei Fori Imperiali voluta dal nuovo primo cittadino di Roma. Quella ha avuto il suo battesimo il 3 agosto e ora, scavalcato il Ferragosto, attende l'impatto del traffico vero, tra le proteste dei commercianti e le lamentele degli automobilisti. No, Ignazio Marino si prepara, come rivelato a Lucia annunziata sull'Huffington Post pochi giorni fa, a fare molto di più, a sventrare entro fine mandato la via dell'impero costruita durante il fascismo per ridare respiro ai fori più antichi coperti dalla via che collega Piazza Venezia al Colosseo e creare insieme ai fori oggi visibili e visitabili la più grande area archeologica del mondo. Tutta Roma è una città archeologica nel senso che c'è tantissimo in superficie e tantissimo nel sottosuolo, dopodiché la scelta è trasformarla in un gigantesco cantiere archeologico e spostare la capitale altrove, a Terni, a Firenze, non so, o invece prendere atto della realtà. Ecco perché l'elemento velleitario è indiscutibile. Il progetto accarezzato da Marino, dare corpo al sogno dello scrittore Antonio Cederna, sbancando il viale inaugurato nel 1932 da Mussolini, ha ridato fuoco a un dibattito a cui partecipano in molti. Oltre alle critiche del PDL romano, dei commercianti e dei residenti delle vie limitrofe ai fori pedonalizzati, a sparare sul sindaco sono stati anche alcuni intellettuali, a partire da un nome del calibro di Luciano Canfora, filologo e saggista, grande studioso del mondo classico, notoriamente orientato a sinistra, eppure impietoso di fronte al progetto del sindaco. Le critiche sono arrivate anche da altri fronti. Marino sta riprendendo stupidamente un progetto di oltre 30 anni fa, persegue l'antifascismo urbanistico di mediocri architetti, è stata la carezza del filosofo Tullio Gregori. Mentre Carmen Iera, scrittrice ed ex moglie di Alberto Moravia, sul filo della provocazione ha dato voce a un sentimento presente nella pancia di un pezzo di città. A Roma siamo sommersi dall'archeologia, con questa impresa megalomane rischiamo l'overdose. Mentre le voci si accavallano attutite dalle ferie d'agosto, si attendono le prossime mosse. Per esempio il confronto internazionale sulle metodologie di scavo, citato come tappa preliminare dal sindaco che ama la bici ed è partito con uno sprint da velocista. Nella città dei Sette Colli le prime salite non tarderanno ad arrivare.